Teniamo molto come squadra, come gruppo e come società, quindi l'intenzione è quella di giocare per vincere come sempre, eh, sapendo, eh, vedendo anche il Siena, eh, che è una partita che potrebbe nascondere moltissime insidie, perché il Siena è una squadra che potrebbe ben figurare in Serie A, eh, una squadra che, che ha ottenuto questo quarto vincendo tre partite in trasferta contro squadre di Serie A e quindi è una partita piena di insidie. Eh, giocherà la squadra che penso sia la migliore, eh, naturalmente considerando anche una tornazione così come abbiamo avuto fino a questo momento. Come hai fatto non mai stata una rivoluzione, mai fatto una sorta di turnover massiccio? Sì, dovuto... assolutamente, assolutamente no, non credo molto in questo perché si stravolgerebbe la, tutto e sarebbero in difficoltà, molto più in difficoltà eh, anche coloro che magari hanno giocato meno fino a questo momento. però credo che quasi tutti gli effettivi del gruppo possono sentirsi si debbano sentire importanti perché, perché chi più chi meno ha avuto sempre il suo spazio. Salve mister, innanzitutto sì. per chi fa il tifo stasera fra Milano e Udinese eventualmente? Per la Fiorentina domani, ma... che è la cosa più importante. E poi come sta Matri, più che per domani, per domenica, se secondo lei domenica riuscirà a essere a disposizione? Ma Credo che do, per domani eh, sia escluso il suo autorizzo per non rischiare nulla, ma... Vediamo nei prossimi giorni. L'intenzione è quella di cercare di recuperarlo per domenica. In questo e senso, poi... io ti domando se questa è anche per te in apertura di stagione la Coppa Italia aveva una valenza direi paritetica fra andare in Champions e, e vincere l'Europa League. Lo so che è enorme perché l'Europa League è tanto, però insomma, se ha una valenza similare. Ma eh, intanto, mh, menzionando il settore giovanile, credo che la cosa più importante per per una squadra come la nostra, ma penso un po' per tutte, sia portare giocatori in prima squadra. E direi che ultimamente qualcosa sta arrivando e credo e prevedo anche in prospettiva, questa è la cosa più, più importante, perché le squadre che vincono, e mi allaccio la alla tua domanda, le squadre che vincono hanno tutte eh, risorse dal settore giovanile, risorse importanti. Eh, Riguardo alla vittoria di un trofeo, è molto semplice la la considerazione eh, si vince poco perché a vincere se eh, vince soltanto una squadra qualsiasi competizione e vincere è sempre complicatissimo, difficilissimo. De ci devono essere anche delle componenti, oltre che te tecniche di, di squadra di, di gruppo, di valore di gruppo. Anche un pizzico di, di fortuna nel, nel percorso, che te la devi con comunque conquistare. La fortuna non arriva per caso. Detto questo, ci stiamo qui a giocare una, una semifinale di, di Coppa Italia a cui teniamo a prescindere da. Dall'avversario a prescindere dalla, dalla storia de, de, della Valle: e la seconda è questa: tu hai dovuto immaginarti molte Fiorentine perché poi eh, la, la, ti sei immaginato una Fiorentina con Rossi e con Gomez, poi te hanno rotti uno e quindi hai dovuto cambiare. Hai dovuto dopo immaginarti quasi tutte e due. Dai. Poi si è rotto anche, no, vabbè, poi Rossi e Gomez erano già fermo quindi si è dovuto. Ancora un'altra, poi hai messo, ma non si è rotto, ringrazia il cielo, però insomma, domani non c'è. Quindi, la, ti dico, che forza ha una squadra che riesce a cambiare tante volte il, il suo punto terminale, cioè l'attaccante, l'uomo che poi deve far gol? Quindi, quanto è stata la forza in realtà? non del, solo delle, delle individualità fantastiche di Rossi, Quadrato ma di quella, quella squadra che poi è il gruppo cioè di questa, di questa base e la seconda è sempre legata a questa per una partita importante, diversa perché questa chi, chi si vince si va dentro o fuori non è, non è vero che è come in Europa League in Europa League c'era un girone c'erano tante cose c'erano avversari diversi qui è una partita o da dentro o fuori Dico, quanto cambia, che, che differenza hanno possibili terminali come Matos e Rebic? Ma intanto appunto la nostra idea di calcio è nata l'anno scorso, è nata su, sui principi di, di squadra più che il singolo, perché esclusivamente in questo modo con i principi di squadra si riescono ad esaltare anche i singoli, che sono poi quelli che fanno la differenza dentro le partite, a maggior ragione gli attaccanti. Eh, però la squadra ha la sua fisionomia, la, sono giocatori molto evoluti. E quindi, che si riescono ad adattare a, alle situazioni di, di squadra, che possono, alle strategie di squadra che di volta in volta per forza di cose stanno cambiando.